Il decreto sui rimborsi per i risparmiatori azzerati dei quattro istituti di credito salvati lo scorso 22 novembre, Banca Etruria, Cari Chieti, Banca Marche e Carife, è stato presentato qualche giorno fa ed adesso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo integrale che contiene il dettaglio per il ristoro degli scottati dal decreto salva banche. Risparmiatori e associazioni di consumatori hanno espresso sin da subito alcune perplessità e hanno più volte richiesto maggior chiarezza, soprattutto per quanto riguarda il capitolo rimborsi automatici. Sicuramente adesso ci sarà il passaggio in aula e poi ci sarà la necessità di avere i decreti attuativi, perché sicuramente ci sono dei punti che è necessario chiarire. Comunque la soddisfazione che sia arrivato c'è, anche perché io ho dichiarato fin dall'inizio che come banca, quindi io e i miei colleghi, o meglio i miei colleghi ed io, siamo dalla stessa parte dei risparmiatori che hanno subito queste perdite, quindi ben lieti che sia arrivato, ben lieti che dia un automatismo importante, ben lieti che dia la possibilità comunque successivamente, nel caso in cui non si possa aderire all'automatismo, di poter aderire all'arbitrato, e quindi di qui dobbiamo iniziare a lavorare. La prima cosa che dico è che noi siamo a disposizione dei risparmiatori per capire, per comprendere, per aiutarli, per fornire documentazione, come lo facciamo per le associazioni di categoria. Il rimborso automatico riguarderà solamente coloro che hanno acquistato obbligazioni prima del 12 giugno 2014 e con un reddito lordo sotto i 35.000 euro, con un patrimonio sotto i 100.000 al 31 dicembre 2015. Il rimborso però non sarà totale, bensì sarà un indennizzo automatico forfettario fino ad un massimo dell'80% dell'investimento. Era difficile pensare a un rimborso totale. Voi vedete cosa sta succedendo sul sistema bancario in generale e quello che succede a livello europeo, quindi era complicato.